Buongiorno, in questi giorni abbiamo visto come fosse davvero importante comunicare per il nostro comune e come fosse davvero importante raggiungere una più ampia fascia di popolazione possibile. Per questo abbiamo attivato la pagina di Facebook e poi anche l'account di Instagram. Oggi aggiungiamo un altro servizio per tutte quelle persone che non usano i social. Potremo ricevere da oggi le informazioni che riguardano la nostra comunità e il nostro territorio anche attraverso WhatsApp. Da un account del comune riceveremo ogni qualvolta sarà necessario le informazioni. Per poter iscriversi sarà sufficiente segnarsi questo numero di telefono nella memoria del proprio cellulare 371 44 17 029. Sarà poi comunque pubblicizzato nel modo adeguato e saranno anche fatte delle infografiche per potersi segnare il numero. Una volta registrato il numero nella propria memoria, sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp con solamente due parole: attiva notizie. È importante che siano solo quelle due parole per poter attivare il servizio perché il sistema non ne riconosce altre. Questo strumento permetterà di ricevere informazioni, ma non permetterà di scrivere direttamente al comune. Per quello ci sono tutti gli altri canali che già conoscete, quindi l'URP, il telefono, le mail. Questo perché? Perché altrimenti poi sarebbe veramente molto difficile da gestire. Infatti i vostri messaggi eventualmente non verranno letti, nonostante riceverete un messaggio dal sistema automatico che vi dirà di utilizzare i canali consentiti del comune. Quello che vi chiedo è, per favore, di considerare questo strumento e di suggerire questo strumento alle persone che non hanno i social. Se avete i social, tutte le comunicazioni passeranno anche da quegli strumenti, ma di utilizzare WhatsApp e di far utilizzare WhatsApp a chi non ha la possibilità di vedere Instagram o Facebook. È un nuovo modo, un ulteriore modo per cercare di raggiungere la più ampia fascia di popolazione possibile, un ulteriore modo per tenere sempre più vicino il comune ai cittadini di Besana.